انا هوايه كان استاي عندنا الصراط المستقيم. الله اكبر الله اكبر. Chiamo Samir, cognome Zidhan, vengo dall'Egitto, sono un musulmano. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Attualmente i miei genitori e i miei fratelli sono già in Egitto, nel Cairo. Mia moglie e i miei figli sono in Francia. Ci sono tanti mesi sono passati senza guadagnare anche un centesimo, però per quello mi ha accettato di trovare questo lavoro di distribuire volantini di pubblicità. Adesso si vado a lavorare. In generale c'è grande tolleranza qua in Italia, dove mi sono trovato in qualsiasi città. Bologna, Reggio Emilia. Buongiorno signora, mi scusi, pubblicità per pizzeria, grazie. Mi dà fastidio anche a me, ma però purtroppo non c'è altro lavoro. Grazie. Si fallisce l'integrazione tra musulmani, tra cristiani o tra qualsiasi comunità. Sarebbe fallito tutta l'integrazione, tutta la roba. Mi vergogno come essere umano. Se qualcuno veramente, anche io, mi prendo male quando è successo questo, è successo a Parigi. Perché è una cosa contro l'umanità. Quel giorno esattamente, io dico la verità, concentravo soltanto da cercare un lavoro, sto girando le pizzerie da qui per chiedergli se qualcuno mi dà pubblicità per distribuire. Ma mentre sono dentro una pizzeria, uno ha aperto, apriva la TV, l'ho sentito, ho preso paura, sì, per mia famiglia, perché c'è che sfruttano questi momenti per sfuggire sul debole, ma il debole è sempre quello straniero tra di noi. Vado lì all'arte migrante perché io penso che sarebbe quello un modo di... non è una nuova lingua, perché l'arte è stata sempre la lingua internazionale tra tutti i popoli, anche lo specchio vero che riflessi la nostra cultura vera, anche spontanea, senza fare finta. Quando uno fa la sua arte, esprimere la sua idea. Ma che cos'è quest'arte migrante? L'arte migrante è un luogo di incontro tra persone, tra giovani, migranti, senza dimora, persone di vari paesi, varie religioni, varie condizioni sociali, e lo scopo è quello di creare una serata di incontro, di condivisione umana e artistica. In Egitto è grande storia, si chiama Yusuf, Yusufi, come suo nome, il nome dello studente che apporta questa frutta. L'incontro attraverso la musica, l'arte, anche la poesia, che sono strumenti importantissimi di condivisione. Questo è importante e va testimoniato con la vita e con coraggio.